La corsa d'altri tempi è una passeggiata goliardica nata 6 anni fa dalla collaborazione tra i donatori di sangue di Mugnai e alcuni genitori della scuola primaria di Mugnai. Quest'anno la corsa è giunta alla 6ª edizione, si terrà il 14 aprile con la partenza a Feltre e l'arrivo in piazza Mugnai. Questa corsa è nata con il fine di aiutare varie realtà del territorio. Ho qui con me Marco Gorza, presidente dei donatori di sangue di Mugnai. Marco, volevo chiederti, nel nostro territorio, a livello di donazione del sangue, che rilievo ha la nostra manifestazione? Allora, per quanto riguarda la donazione del sangue, abbiamo avuto un bel aumento di donazioni nella nostra sezione, ma anche nel Feltrino. E in particolar modo il nuovo numero di donatori, nuovi donatori, che si sono inseriti nella donazione. Comunque, grazie a questa attività abbiamo la possibilità di entrare anche nelle scuole a fare promozione sia ai genitori, in particolar modo ai bambini, che così possiamo sensibilizzarli a questa tematica importante che è la donazione del sangue. Sono qui insieme a Consuelo Primolan, che insieme a Lucia Arcoleo sono state le ideatrici della corsa d'altri tempi. Consuelo, raccontaci quali saranno le novità di quest'anno. Quest'anno la Corsa d'Altri Tempi, grazie al patrocinio del Comune di Feltre, dà la possibilità a tutti i concorrenti di entrare la mattina del 14 aprile gratuitamente presso il Teatro La Senna, il Museo Civico, il Museo Rizzarda e la Torre dell'Orologio. La sera, con la consegna del pettorale, potranno cenare presso la birreria Pedavena ed essere allietati dal complesso Fiesta Sound che troverete lungo il percorso. Un'altra novità di quest'anno della Corsa d'Altri Tempi è la gara I Can Fly promossa dal Paradelta Club. Ci siamo trasferiti infatti in località Boscherai, sede del Paradelta Club, che nel 2017 ha ospitato i mondiali di parapendio. Ho qui con me Walter Burrin, vicepresidente. Volevo chiederti di illustrarci meglio questa iniziativa. Ecco, il Paradelta Club Feltre è lieto di collaborare anche quest'anno con la Corsa d'Altri Tempi e introdurre un nuovo tipo di gara che sta prendendo piede anche a livello nazionale e internazionale, che è appunto l'Hike and Fly. Si tratta di una gara di corsa e volo in parapendio. In che cosa consiste? I concorrenti partono zaino in spalla, in questo caso dal centro di Feltre come i concorrenti della Corsa d'Altri Tempi, con mezz'ora di anticipo, e devono però salire sul Monte Avena, da dove decolleranno. Ecco, dopo il decollo ovviamente atterreranno in zona Mugnai e vincerà il concorrente che ovviamente arriva per primo. Ecco, siamo particolarmente lieti di inaugurare questa nuova attività e collaborare a scopo benefico, che naturalmente fa parte degli scopi sociali della nostra società, e auguriamo la miglior riuscita della manifestazione. Volevo ricordarvi anche che grazie alla collaborazione con la cooperativa Porta Aperta sarà reso disponibile un servizio navetta. Noi vi aspettiamo domenica 14 aprile alle ore 14 in centro Feltre per la partenza della 6ª corsa d'altri tempi. Vi ricordo che i pettorali potranno essere acquistati nei negozi del centro di Feltre e che tutte le informazioni le troverete nella pagina Facebook Corsa d'Altri Tempi. Ma che la montagna scende giù nel mare, quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo, quante volte ho sussurrato amore e t'amo, oh buonasera signorina, che sfiguta.